Buonasera, benvenuti al Consiglio Comunale martedì 26/07/2016, ore 21. Procediamo, signor segretario, con l'appello. Allora, Caglioni, presente. Narcisi, presente. Schiavi, presente. Novelli, Travaglini, Garpetti, presente. Gagliardi, presente. Cinciripini, presente. Noci, presente. Corradetti assente, Tosti assente, Luciani assente, Luzzi assente, ma la seduta è valida perché c'erano 4 assente e tutti gli altri presenti. Allora, procediamo immediatamente con il primo punto all'ordine del giorno, e cioè approvazione verbali della seduta consigliare del 6/6/2016. Leggiamo gli oggetti: comunicazione del sindaco, risposta all'interpellanza protocollo 3733 del 28/04/2016, richiesta relazione su delibera di GC numero 23 del 5/2/2016. Copia della deliberazione, risposta all'interpellanza protocollo 3734 del 28/04/2016, richiesta relazione sul disagio presso l'ospedale California a seguito dell'interruzione della pubblica illuminazione. Approvazione verbale della seduta consigliare del 27/04/2016. Modifica convenzione con l'Unione Comuni Piceni per il servizio associato della Polizia Locale. Recesso dalla convenzione sottoscritta per la gestione del SWAP da parte del Piceno Consip. Abbiamo letto tutti gli oggetti, quindi procediamo con la votazione. Allora, contrari, astenuti, a favore. Unanimità. Procediamo al punto 2. Dell'ordine del giorno, e cioè variazione di assestamento generale bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016, variazione al bilancio pluriennale 2016-2018. Illustra l'assessore Schiavi. Grazie Presidente. Allora, la situazione leggiamo per il pubblico, più che altro, per noi, per tutti. E anche per noi, per tutti, conosciamo l'Italia. Le scelte che determinano poi queste poche variazioni. Allora Presidente, la situazione è al 30 giugno. Andiamo a vedere un attimo le più significative variazioni dal punto di vista della entrata. Abbiamo, io leggo meglio senza quindi, abbiamo quindi registrato delle variazioni in aumento su alcune voci di entrata. In particolare, per esempio, trasferimenti correnti dello Stato, abbiamo registrato una variazione di 6.000 euro in più. Quindi andiamo ad assestare il bilancio di previsione a 36.000 euro rispetto ai 30.000 previsti. Sono proventi di mutui scaduti che sono rientrati. Abbiamo poi una entrata ulteriore di 5.650 euro, non avete la tabella, però visivamente dobbiamo rappresentarci una quota, diciamo, una somma stanziata in bilancio e una variazione registrata al 30 giugno. Ecco, quindi questa variazione registrata in aumento, in aumento, in aumento le entrate, chiaramente. Quindi abbiamo la legge regionale 18, sono entrati 5.652 euro in più, e quindi ci assestiamo a 13.652 euro. 6.000 euro sul capitolo 151 contributo statale per minori, e questo è un capitolo che lo istituiamo da zero perché abbiamo avuto noti problemi relativi all'affidamento dei minori, eccetera, quindi andiamo a prevedere questa somma. Poi vogliamo saltare le cose più o meno importanti, come la colonia, registriamo un incremento di 2.000 euro, i proventi dei biglietti dei musei 2.000 euro, sono piccole somme, però insomma ci danno la dimostrazione della gestione ordinaria delle cose. Che della bontà, per tutte le cose, perché c'è sia il discorso molto piacere.
vero assessore, se non mi sbaglio, sia il discorso dei musei, ma anche il discorso della colonia, dimostra che c'è una... C'è stata una partecipazione, perché abbiamo ampliato certo, anche la, certo. la platea, allargando la, certo. gli alunni di seconda e di terza. Aggiungo che come spesa complessiva aumenterà di meno di 2.000 euro, però poi la spesa effettiva del Comune di Monsalvolo si abbassa rispetto al passato di 2.000 euro. Perfetto. Ora, poi abbiamo una sistemazione per quanto riguarda contributo BIM per consolidamento lato ovest Pineta e realizzazione campetto, no? polivalente, è solo una sistemazione perché abbiamo il totale di 160.000 euro, nel capitolo 552 abbiamo 26.018 e 120.000 nel capitolo 552.4, quell'altro era appunto, non c'è altro da, lo sappiamo, non c'è altro da chiarire oltre a questa, questa decisione che abbiamo preso stasera, cioè è successiva, quindi certo. non c'è dubbio. Più avanti. Notizia positiva, invece registriamo... ulteriore, perché invece? Non è invece, è ulteriore. Invece è sbagliato, esatto, ma forse per rafforzare la positività okay. della notizia, okay. perché... Abbiamo un incremento degli oneri di urbanizzazione di 70.000 euro registrati, quindi portiamo il capitolo di entrata a 106.000 euro. Segno che c'è qualche... Ciao, buonasera. Siamo all'inizio, non sono molto significative le variazioni che avete avuto modo di vedere comunque dalla... Okay, no, la tabella no. però questa qui la volevo rilevare perché è importante anche che loro conoscano questa situazione, che c'è un incremento, registriamo, degli oneri di urbanizzazione di 70.000 euro, nuovi con i permessi di costruire, sono proprio, non condoni né niente. Certo. Abbiamo poi istituito, deciso di rimpinguare il capitolo 600, oneri di urbanizzazione. Pubblica, è un'opera pubblica in centro storico dove confluiscono, dovrebbero confluire gli oneri provenienti dall'ottenzione dei fondi, ma che noi adesso portiamo da 10.000 a 160.000 euro perché vogliamo dare una scossa a questo paese, quindi vogliamo prendere le decisioni per in questi mesi, qui a dicembre, per l'opera che decideremo di fare. Quindi l'entrata avrei chiuso. Per quanto riguarda invece le uscite, tolto tutte le variazioni che riguardano il personale dipendente, oneri, contributi previdenziali, eccetera, piccoli assestamenti che non stiamo qui a leggere, andiamo invece a vedere magari qualche voce significativa, diciamo, ecco. Le spese per lite arbitrarie e consulenza autotutela delle ragioni del comune e le spese per soccombenza in giudizio. Abbiamo incrementato qualcosa di 3.000 euro ciascuno dei due capitoli, portando il primo a 34.000 e il secondo a 8.000, ma non sono spese, diciamo già, insomma, è più che altro una precauzione, perché abbiamo, come sapete, diverse questioni che sono... Sono sorte e quindi sono sorte alcune, esatto, anche alcune che dove abbiamo già nominato qualche legale, altre forse dove dovremmo andare a nominare, quindi ci siamo per tutte ereditate, precauzioni importanti, sottolineare tutte le date dal passato, anche da decenni, alcune tipo quella della sinistra, quindi perfetto. Spese per progettazione e collaudi, capitolo 198, lo abbiamo incrementato a 7.000 per portarlo a 17.000. Stiamo lavorando questo sulle progettazioni e quindi è necessario incrementare di qualcosa questa non elevata somma. Andiamo a vedere invece quello dei cani del risparmio, però ho chiesto di controllare se i cani sono ancora vivi. Da 6.500 a 1.000 euro in più, 7.500 euro. Quanti che ne abbiamo adesso? In Io non lo sappiamo, ne sono quelli di prima. Ok. Sono tutti vivi, ha detto. Gli vogliamo bene, cani, quindi vivi. Siamo andati a vedere. Allora, vabbè, qualche modo deve strammezzare la situazione. Allora, andiamo invece a... ecco, il discorso che
competenza retta giornaliera per minori in comunità. Abbiamo portato da 2.000 a 16, abbiamo incrementato 16.000 euro e 18.000 euro, proprio per far fronte all'uscita quello per la spesa della illuminazione pubblica sono due capitoli, 2006 e 2006.4, è un aggiustamento, abbiamo aumentato di 20.000, non essendo partita ancora la gara per l'efficientamento energetico, abbiamo necessità adesso di pagare noi l'elettrico, quindi abbiamo spostato 20.000 euro sulla spesa di illuminazione pubblica è ridotta dal canone gestione pubblica illuminazione da 100.000, abbiamo ridotto di 20.000, non è l'assestamento, non c'è niente. Ultime 3-4 voci invece più importanti riguardano sempre nel campo del settore dell'uscita, quando c'è l'uscita, riqualificazione, ecco, parco della rimembranza, è quello che avevo detto prima in entrata. Ora andiamo a riprevedere in uscita, 10.160.000 euro. Ecco. Poi abbiamo consolidamento lato ovest, pineta e realizzazione campo polivalente, dove abbiamo il contributo del BIM in uscita, 146.000 euro. E lo spazio sportivo polifunzionale, nuova stazione parco, capitolo 2697.3. La nuova stazione che, dove abbiamo collocato, impegnato adesso i 60.000 euro dei 70 degli oneri di urbanizzazione, quindi passiamo da 200.000 spesa prevista a 260.000, questa è una variazione abbastanza significativa. E poi abbiamo le spese per le opere varie che abbiamo aggiunto altri 10.000, quindi qui però la variazione l'abbiamo principalmente sulla cassa, la quota che è arrivata sono a 56.000 euro, quindi quei 70.000, per essere chiari, di oneri in più che abbiamo incassato, abbiamo 60.000 sul parco della stazione, 10.000 come opere varie per alla fine di questa variazione complessiva di 455.000 euro 170 e seguirà questa delibera, la delibera di salvaguardia dei diritti di bilancio, sono due il bilancio di equilibrio, come magari non c'è successivo. Non ho altro da aggiungere. Ok, c'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, volevo intervenire io se possibile. Allora, purtroppo dobbiamo ravvisare ancora una volta, quando parliamo di bilancio, una assoluta carenza proprio di quella scossa di cui parlava lei, assessore. La scossa sul bilancio e sulla... qui stiamo parlando di assestamento e voteremo negativo per gli stessi motivi per cui abbiamo votato negativo in fase di sia previsione, previsionale che di consuntivo, proprio perché questa scossa non c'è. E non c'è per le seguenti ragioni. Non c'è perché non si è avuto il coraggio, nonostante abbiamo chiuso per 2 anni consecutivi con un avanzo di cassa, di ridurre la tassazione. Non si è avuto il coraggio di investire una parte di quei proventi che abbiamo ottenuto come comune dalla vendita delle quote del gas sul sociale. Non abbiamo avuto nessuna indicazione in questo assestamento e comunque nei documenti che avete presentato per i piani triennali riguardo a fondi esterni al comune, nessuna progettazione, siamo quasi al giro di boa, niente, solo il comune di Mozzampollo lavora con fondi propri. Parliamo di grandi opere per il centro storico, parliamo di tutta una serie di situazioni che vanno bene per il centro storico, si tralascia totalmente quella che è comunque sia anche la frazione che merita, dopo 2 anni e mezzo della vostra amministrazione, un minimo di rispetto, un minimo di attenzione, ma quell'attenzione che non è che la dovete dare a noi come consiglieri, cercate di darla ai cittadini che ve lo richiedono e che quotidianamente adesso cominciano a fare sentire la loro voce. Nessun intervento, a mio avviso, per quanto riguarda, oltre che la tassazione, quindi a livello di imposta sulle persone fisiche, sulle addizionali,
anche relativamente alla TARI. Purtroppo registriamo dei piccoli decrementi rispetto a quello che è lo sforzo che noi facciamo, rispetto a quello che è il fatto di essere arrivati al 70% di raccolta differenziata. Ancora nessun accenno a quelli che sono, nella relazione dell'assessore, a quelli che sono i cosiddetti crediti inesigibili di cui abbiamo parlato negli ultimi consigli comunali, se effettivamente sono ancora inesigibili, visto che comunque si aggravano sulle tasche dei cittadini. Volevo ricordarvi che per il terzo anno consecutivo, tra le voci del piano pluriennale, abbiamo sempre 50.000 euro da spendere per la sicurezza stradale, per il terzo anno consecutivo. Nel frattempo, noi aspettiamo che qualcun altro si faccia male sulle nostre strade. Nel frattempo, dopo 6 mesi, non riusciamo ad avere un progetto sulla grande opera per la frazione Stella, che è la rotatoria di via Colombo. Non ce la facciamo avere, chissà perché, eppure era pronto. Lo aspettiamo per contestarlo in toto, perché crediamo che ci siano anche altre soluzioni che possano fare al caso della sicurezza stradale. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Stella è attraversata dalla via Salaria, da grossi tratti di rettilineo, con velocità molto alte, che non sono controllate né dai vigili, né dai carabinieri, né dalla polizia stradale, e forse ci dovremmo fare un piccolo esame di coscienza se dopo 3 anni non siamo riusciti nemmeno a fare le strisce sulla Salaria, le strisce pedonali. Facciamocela una domanda, forse non è solo quello, per una volta togliamo quelli che sono i panni, le vesti di consiglieri di opposizione che sono opposti su due fazioni, l'una perché siete a capo tavolo e l'altra perché siete in fondo. Ascoltiamo quello che dicono i cittadini. Da ultimo, abbiamo visto per quanto riguarda il recupero delle somme, ancora non è stato fatto nulla per quanto riguarda i solleciti della tassazione sull'immondizia della TARI. E no, quindi sono partiti, i solleciti 2015 sono partiti. Sono partiti? Perdonami, la risposta, facciamo finire, la risposta è complessiva. Siamo partiti allora. Riguardo al fatto di cui ha parlato lei, assessore, relativamente a quel piccolo incremento per progettazioni e collaudo, io avrei volentieri taciuto su questo fatto, perché visto che l'ammontare delle parcelle che il comune eroga a trattativa privata nel 2016, quando non ci sono più in vigore le tariffe professionali, se sono molto simili a quelle di un comune del Casertano di fine anni 80. Quindi andiamo anche a rivedere questo per quanto riguarda il discorso delle parcelle e delle economie di bilancio. Grazie. Ringraziamo il consigliere Poderetti per il suo intervento. Prego. Io sono le opere, poi risponderà il sindaco. Io posso rispondere soltanto sul discorso tributario. Il discorso tributario è una cosa molto delicata, tutti quanti vorremmo abbassare la tassazione, l'addizionale IRPEF, eccetera. Però questo può avvenire solamente se registriamo nel corso un certo periodo di tempo che richiede lavoro, dove c'è del lavoro da fare per recuperare l'evaso, registriamo un incremento, allora possiamo. Abbiamo intenzione, speriamo di riuscire a veramente anche intervenire sulla più alta addizionale IRPEF. È un nostro obiettivo, non è un obiettivo di partenza, è un obiettivo d'arrivo. Se la situazione di partenza era migliore, si sarebbe potuto fare prima. Però questo non voglio dire, perché il lavoro che stiamo facendo sul recupero dell'evasione fiscale, sono io il primo a dirlo, non è un lavoro semplice, non è un lavoro assolutamente semplice. Quindi non è questo il momento per andare a fare i conti se c'è quella scossa che dicevamo per poter diminuire. Questo è un lavoro che siamo tutti interessati e accettiamo il contributo di tutti. Ecco,
Devo dire che dei segnali molto positivi ce li abbiamo, perché non soltanto l'evasione, diciamo, quella che sta presso Epitalia, dove qualcosa si è smosso, non quello che volevo io, però qualcosa si muove, vediamo. Però registro anche, e lo vedremo nei prossimi documenti contabili, registro anche un miglioramento significativo nell'incasso dei condoni, registro per esempio anche un'azione esecutiva portata a termine dove abbiamo costituito una garanzia per gli oneri di urbanizzazione non pagati, cioè dove abbiamo eseguito i pignoramenti, quindi dire, una gestione complessiva diretta a recuperare quello che è dovuto al comune, la stiamo facendo e ci stiamo lavorando, sono 2 anni e qualche mese, non è che sono, aspettiamo almeno il 3° anno. Per quanto riguarda altro, io credo di dubbia esigibilità è legata a questo discorso, poi nella successiva delibera lo abbiamo scritto, i lavori rispondere al sindaco. Posso essere d'aiuto, assessore? I fondi propri, tutti quanti stiamo lavorando per cercare, i fondi non sono facili da reperire solo anche questo, però il sindaco potrà dire più di me. I contatti politici, la partecipazione a tutto si sta facendo, ma speriamo di ottenere qualche risultato, anche qualche promessa o qualche che è stata diciamo in qualche modo consegnata a noi amministratori quando ci siamo insediati. A me personalmente non mi interessa né le fotografie su Facebook né le feste, a me interessa che chi è stato delegato a rappresentarci negli organismi regionali, negli organismi nazionali, venga un certo periodo ai quali abbiamo consegnato i documenti, venga un certo momento a dire se è possibile o meno ottenere qualche... e lì daremo un giudizio anche politico, non soltanto sulla nostra, perché si ritorciano su di noi, no? Facciamo affidamento anche sui rappresentanti politici che ci rappresentano nei consessi dove si gestisce. Comunque 40.000 del BIM ci sono, e quindi il momento è quello che è, questo non ho altro. Ok, cosa allora io sono l'assessore, prego. Sì.